non è certo quella del razzismo o della violenza anti-opposizione a quello che è lo stile, come si dice in America, lo stile di vita americano. Chiunque attenta allo stile di vita americano deve essere cacciato o anche con le buone o con le cattive. E in questo film appunto viene l'elite intellettuale di Hollywood viene colpita perché o sospettata di aderire al Partito Comunista comunque con idee e anche con prese di posizione a favore degli scioperi, delle lotte sociali, eccetera, si era schierata. Tornino. Questa Beh, cosa dico io a me che sì, riemerge sempre, cioè c'è una delle cose più sciocche che io ho trovato è che quando stai in aereo devi compilare, no? Un foglio in cui c'è scritto sei stato sei mai iscritto al Partito Comunista, sei un terrorista, sei uno spacciatore, insomma, no? Non so, cadono nel ridicolo proprio. Oltre a essere. Caro, non è ridicolo, ma fanno male, insomma. Io del maccartismo Sì, no, no, dicevo, cado nel ridicolo, esattamente. Ma sono cose che fanno molto veramente. male. Pensa al fatto che, per esempio, ci furono dei condannati a morte, i coniugi Rosenberg, se non Sì, sì, ricordo sì, sì. Ma male, anche dei suicidi ci furono. furono sì, ma poi della gente che veniva costretta a confessare l'inconfessabile, altrimenti avrebbe perso il ruolo. Cioè, questo pure. Diciamo a Hollywood, lo stesso Disney fu interrogato circa alcuni suoi collaboratori o circa alcuni attori di Hollywood. Lui Fu però un fece no. periodo micidiale di vera e propria caccia alle streghe. Insomma. Meno male che è finito tra l'altro miseramente anche il senatore a cui si deve il nome di McCarthyismo, perché poi McCarthy, se non sbaglio, morì. Subito dopo la fine di questo maccartismo, che ebbe anche una fine giuridica perché ci fu proprio un pronunciamento della Corte americana contro queste cose. La caccia alle streghe ritorna sempre, è un problema che direi che è un problema dell'umanità. In quegli anni, tra l'altro, non è che c'era solo il maccartismo in America. C'era un anticomunismo nella società italiana pesantissimo. Mio padre lavorava all'aeronautica, che quindi era, diciamo, un'azienda dello Stato, anzi, diciamo, un'arma dello Stato, e continuamente io sentivo, ero bambino, sentivo i discorsi che faceva con mia madre su questo o quel collega che era stato allontanato. Ma perché si chiedeva in famiglia? E sentivamo furtivamente mamma che diceva perché è un comunista. Ancora mi ricordo il nome di un certo Coletti, da questo punto di vista, che perse proprio il posto, semplicemente perché era un comunista. In America peggio, non bisognava neanche essere comunisti. Lì in America bastava semplicemente aver dato l'impressione di poter essere, no? Favorevoli a un regime comunista. Poi dopo, infatti, il maccartismo finì quando questa cosa fu sostituita dalla pretesa della Corte Suprema che esistesse almeno un ragionevole dubbio che quello fosse veramente comunista, e quindi molti processi Posso si annullarono. raccontare un episodio che conferma quello che dici, ma è un episodio vissuto direttamente. Al mio paese fondammo la Federazione Giovanile Comunista, aprimmo la sezione a Orte Scalo, Orte e Orte Scalo, Orte Paese e Orte Scalo. Aprimmo questa sezione e premetto che nessun ortano ha mai fatto il militare fino allora. Aveva mai fatto il militare più a una distanza superiore a 4 km da casa, perché c'era il deposito dell'aeronautica militare di Bassano in Teverina, c'era un maresciallo
che naturalmente aiutava qualsiasi ortano glielo chiedesse e lo faceva arrivare lì. Noi aprimmo questa sezione e ci trovammo che c'era il famoso prete reazionario che già ci aveva cancellato il circolo culturale perché ci aveva allontanato tutte le donne dicendo che eravamo dei senza Dio e dei pervertiti. Non proprio un Don Camillo, insomma. E si metteva a braccia conserte dalla parte opposta del marciapiede dove stava la sezione a guardare quelli che entravano in sezione e a un certo punto alza il braccio e indica col dito: a te ti mando in Sardegna. Noi ci facevamo una risata, però insomma eravamo tutti ragazzi, io ero il più piccolo, gli altri cominciavano ad avere 18-19 anni e qualcuno partì. Dove li mandarono? Li mandarono in Sardegna. E partirono 1, 2, 3, 4, 5, andarono tutti in Sardegna. Fu una cosa allucinante. Ed era il terrore e che ci costrinse a non fare più le riunioni il pomeriggio e a farle a l'una di notte, tra mezzanotte e mezza e l'una. Così non ci vedeva il buon padre Casimiro, capito? Ecco, questo era il clima di anticomunismo viscerale in una provincia retriva come Viterbo, per carità. Comunque, a parte l'anticomunismo, proprio è questa caccia alle streghe, cioè muoia il diverso, insomma, che oggi poi è l'immigrato. Non dimentichiamo che questa storia dell'anticomunismo, che in Italia richiama Scelba, no? Sì, sì. I tempi del governo Scelba. Ma poi c'è stato l'attentato a Togliatti. Poi, nei primi anni 70 c'eravamo, per esempio, in Europa, a parte da noi, ma pure in Germania c'era il Verboten, no? quel divieto di assunzione in funzione pubblica di dipendenti che fossero in simpatia dei rossi. Questo ancora anni 70, cioè anni 70. Quindi, adesso, diciamo, questo è proprio un campanello d'allarme che dobbiamo sempre tenere in funzione, perché scatenare l'odio, appunto la pancia, no? Con la demagogia e col populismo contro il diverso, io me lo aspetto, insomma. Oggi abbiamo questa fiumana di immigrazione, e rispetto a questo non è per ritornare sulle cose già dette, ma abbiamo gente come la Lega, come Salvini, che istiga all'odio proprio. Ecco, quindi insomma abbiamo inquadrato il film di cui parlo questa sera, L'ultima parola, questo è il titolo, in italiano, La vera storia di Dalton Trumbo. Il regista Jay Roach narra la storia di uno dei più apprezzati e pagati sceneggiatori statunitensi degli anni 40, appunto Dalton Trumbo, interpretato da Bryan Cranston. Dunque, Trumbo è un importante sceneggiatore, presenza fissa nella scena sociale hollywoodiana, e è però anche comunista, schierato con i sindacati e in favore dei diritti civili. E per questi motivi nel 1947 finisce nella lista nera dei sospettati di collusione col comunismo, la cosiddetta Hollywood Ten, una ristretta cerchia di professionisti del cinema che si rifiutano di testimoniare di fronte al Comitato per le attività anti-americane, una commissione voluta dal Congresso degli Stati Uniti, a capo della quale c'è il senatore McCarthy, di cui abbiamo parlato prima. Siamo dunque morto ubriacone di cirrosi, tanto siamo felice. Dunque nel periodo storico della guerra fredda, del maccartismo, della caccia alle streghe, anche questo come abbiamo detto, e per essersi rifiutato, a differenza di altri suoi colleghi, di rispondere alle domande della commissione, Trumbo viene condannato a scontare, badate bene, 11 mesi di reclusione. Dopo aver scontato la condanna, ci sono scene veramente forti, bruttissime, lui nudo
che deve far vedere che non ha niente addosso al suo corpo, insomma, delle scene veramente pesanti. È pronto a ricominciare e a riprendere, dopo aver scontato questa condanna, è pronto a ricominciare, a riprendere in mano la sua carriera e a tornare dalla moglie e dai suoi tre figli. Ma Hollywood non lo fa lavorare per lunghi anni, ben 13, per cui è costretto a vendere casa, a vivere ai margini di quel mondo dorato dal quale aveva ricevuto tutto. È una dura esperienza, la sua vita cambia, ma il suo impegno politico e i suoi ideali restano. Non si arrende e continua a scrivere sceneggiature sotto falso nome, dovendo spesso mettere la sua intelligenza al servizio di copioni assolutamente modesti, di cassetta, qualche volta veramente squallidi. Comunque, Trumbo si immerge totalmente nel lavoro, dimostrando grande forza morale, resistenza psicologica, ma anche una strenua resistenza fisica al sonno, alla fatica. Non solo lavora personalmente moltissimo, ma passa altrettanto lavoro ad alcuni colleghi che hanno fatto la sua stessa scelta di coerenza e subito lo stesso ostracismo. Per la moglie e i figli veramente non è semplice la vita in questo lungo periodo. Lo aiutano, sì, anche materialmente, a consegnare sceneggiature a domicilio, a smistare le telefonate, ma tanti sono anche gli attriti, le incomprensioni, perché Trumbo è troppo concentrato solo su di sé, sul suo lavoro, sul suo impegno. Nel frattempo, due suoi film che non ha potuto firmare, cioè, badate bene, Vacanze romane del 1954 e La più grande corrida del 1956, ottengono l'Oscar, ma lui non può ritirarlo. Tengo la sceneggiatura però, Nessuno per il dei suo due lavoro. premi potrà ritirare. Una grande nemica di Trumbo in tutto questo periodo è la potente giornalista Edda Hopper, interpretata da Helen Mirren, specializzata in gossip e sempre pronta a scatenare la macchina del fango. Siamo ormai alla fine degli anni 50 e Trumbo fa due incontri particolarmente importanti: quello con Kirk Douglas, che lo vuole per la sceneggiatura del film Spartacus, grande film anche questo, quello con Otto Preminger per la sceneggiatura di Exodus, due grandi film in cui finalmente appare il suo vero nome, con la fine del maccartismo e lo smantellamento della lista nera, la figura di Trumbo è riabilitata e lui può rientrare a pieno titolo nel palcoscenico sociale hollywoodiano agli inizi degli anni 60. Ritirerà però il suo Oscar solo nel 1975. È sicuramente un bel film, quello che ho visto insieme ad Anita, con dialoghi ben costruiti e ben recitati. Un film interessante che esplora il lato più intimo ed umano di Trumbo, quello di padre e di marito, ma che racconta soprattutto una grandissima lezione di libertà, libertà delle proprie convinzioni, libertà di pensiero durante anni della storia americana. Molto buona la resa di questo personaggio, un gentiluomo sempre curato, elegante, con i suoi grandi occhiali, i folti baffi, le sue sigarette con il bocchino. Il film è curato anche nella ricostruzione d'epoca, d'ambiente, la vita del set con gli immancabili bicchieri colmi di whisky, sigarette freneticamente consumate e qualche pasticca di benzedrina per tenersi svegli e attivi. Bellissima l'interpretazione di Bryan Cranston, che sa rendere l'energia, la genialità, la forza idealista del personaggio, interpretazione che è valsa a Cranston la candidatura agli Oscar come miglior attore protagonista. È un film che purtroppo però è molto bello, ma...